Oggi sono stata fortunata. Ho trovato le lumache di terra. Dove? Ieri ha piovuto e oggi le trovo un po' ovunque. Nelle foglie dei campi incolti oppure tra le piante, nell'orto. Io le raccolgo tutte perché la carne della lumaca è povera di grassi saturi, a differenza delle altre carni è ricca di acqua, proteine e sali minerali. Anche qui, nella pianta di carciofo, le trovo tra le foglie. Alcune si nascondono, ma io le vedo ugualmente e le prendo subito. Sono ricchi di vitamina C, calcio e magnesio. È importante ogni tanto gustarli. Però prima di gustarle ho bisogno di depurarle ed io uso il metodo della nonna. Almeno sono sicura di non sbagliare. Seppure altri non ci fanno nulla e li mettono semplicemente in un recipiente, io invece li lavo, ci metto un cucchiaio, anche mezzo cucchiaio, dipende dalla quantità di farina, è uguale quale farina. Ci metto il coperchio sopra, un peso, il giorno dopo tolgo il peso, tolgo il coperchio, lavo nuovamente le lumache, continuo a dargli poi un mezzo cucchiaio di farina e faccio questo procedimento per 5 volte. Esattamente per 5 giorni, e cioè una volta al giorno per 5 giorni, facendo attenzione di lavare sia coperchio che contenitore accuratamente, per poi dargli da mangiare e richiudere con il coperchio. Al posto del coperchio e peso posso usare anche un semplice piatto di porcellana messo all'incontrario, e cioè con il fondo dalla parte delle conchiglie. Dopo 5 giorni, vedete, le feci delle conchiglie, cioè delle lumache di terra, sono bianche. Questo significa sono pronte. Quindi adesso sono depurate e vado a cucinarle prima ancora di condirle. Tolgo le lumache dal piatto, attaccate al piatto, e le lavo più volte accuratamente. Io uso fare questo procedimento come minimo 4-5 volte. Fino a quando l'acqua rimane limpida, pulita. Le metto in uno scolatutto e le lascio così. Adesso sono pronte e posso procedere con la cottura. Anche in questo caso mi avvalgo dell'esperienza della nonna, cioè soltanto in quel metodo. Metto in un pentolino circa un litro di acqua e quando l'acqua comincia a bollire, verso le lumache ancora vive dentro. Questo procedimento è molto importante in modo che le lumache rimangano fuori e non rientrano all'interno del loro guscio. Lascio cucinare circa 5 minuti, dopodiché tolgo il coperchio e vedete c'è come una specie di schiuma, e questo è ottimo perché in questo modo, solo in questo modo, allora si sono depurate completamente. A questo punto lascio cucinare un altro 10 minuti ancora, cioè in totale 15 minuti. Scolo e lascio raffreddare completamente a temperatura ambiente. Ecco le nostre lumache, sono fuori dal guscio,
Ottimo. Adesso possiamo andare a condirle a piacimento, con un sughetto oppure come desideriamo. Nel prossimo video vi farò vedere eventualmente questa pietanza, che è gustosissima, mangiata con un po' di pane, sempre fatto in casa, però abbiamo bisogno di uno stuzzichino. Ciao, alla prossima!